ragazzi, qui PH Nightmare, ben trovati sul canale del Famous Gaming. Oggi vi porto un free to play di Steam, il nome è Loadout. Probabilmente qualcuno l'avrà già visto su YouTube da alcuni youtuber famosi come i QDSS. Allora, il gioco è un free to play, tradotto alla cazzo di cane in italiano. Allora, il gioco si basa sulla personalizzazione completa delle proprie armi e del proprio personaggio. E vi porto subito a fare una partita in cui probabilmente farò cacare. Troviamo una corrispondenza, che sarebbe il match making a match. Trovare una corrispondenza, capito? Come vedete, PH figheggiante, sono qui, sono figheggiante, yeah. Le partite iniziano solo quando tutti i giocatori sono pronti, oppure allo scadere degli 80 secondi qua in alto. Le mappe, il gioco è stile cartoon, ve lo consiglio ragazzi. Ready up, c'è gente incazzata. What's up, scriviamoglielo. What's up, manig. What's up, manig. Ok, mi prendo bene con poco. Sto caricando. Cazzo, che calmo bro, calmo. Questa è una classe ragazzi, perché ho dovuto provarle più volte. I nomi sono alla cazzo di cane. Arma fortemente sexy e bomba sexy, lol lol. Iniziamo. Allora ragazzi, gioco un pochettino alla cazzo di cane, ma è solo per farvi vedere questo super gioco. Come potete vedere, prendiamo siringa nel culo per potenziarci. Ok, iniettata. Allora, lo scopo di questa modalità è proteggere questa bandiera, questa stupidissima bandiera. La ricarica è a tempo, si fa con R su console. Non c'è questo gioco, quindi non vi dico come si ricarica su console, perché le console sono come gli ebrei, non servono a niente. Sto scherzando ragazzi. Allora, il gameplay come potete vedere si sviluppa in maniera molto violenta. Ho già perso una gamba. Lo scopo del gioco è prendere la bandiera avversaria. Cattura la bandiera ragazzi, niente di esclusivo, di originale. L'arma è comoda perché si cambia con aia bastardo. Il bello di questo gioco è questo. No, scusate, non ce l'ho fatta a far. Non mi ricordo più i tasti. Allora, andiamo. Sdrogheggianti. No, figheggianti, scusate, il mio idolo deve essere figheggiante. Voi siete figosi, io sono figheggiante. Allora, non mi ricordo più. Allora, sì, così si fa il salto in avanti. Per correre shift. Qua c'è qualcuno di nascosto. Ok, ho preso il martello, l'ho pure mollato. Ecco, vedete, quando prende la bandiera è molto figo in questo gioco, perché diventa un'arma. Come potete vedere, è una sorta di martello gravitazionale che causa più danni di qualsiasi arma che voi possiate mai costruire. Come vedete, la minimappa in alto a destra è molto comoda perché è piccola, non ingombra eccessivamente e soprattutto è trasparente. Allora, il mio obiettivo è portarlo alla mia base, cioè no, merda, devo portarlo, scusate, qua. Ecco, vedete, quelli lì sono i nemici cattivi e poco figheggianti che ci attaccano. Il martello è una bestia. Aia. Toh, muori, bastardo. Oh, è vinto. Non ho la testa. Non ho la testa. Sì, non ho la testa, però ho una siringa nel culo. Chissà se vale lo stesso. Va bene ragazzi, non ho la testa ma mi continuo a muovere. Questo gioco, come potete vedere, gode di ragionamenti chimici e fisici oltre il possibile. Dove tanto la testa, che cazzo serve? C'è solo il cervello, i neuroni, cazzate simili. Che ti serve? Allora, la mia arma, questa è arma altamente fortemente sexy. E questa è bomba sexy lol lol. Non mi chiedete perché faccio queste cose. Allora, qua non ho più la testa. Andiamo a recuperare la testa. Ragazzi, questo gioco mi fa perdere la testa. Ok, questa era squallida. Aia, mi sono fatto male. Mi sa che stiamo perdendo.
Ecco sì, ho perso il braccio. Dudum, 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 dudum. Perché sto cantando queste canzoni di merda? Cioè, di merda, senza senso. Wow. Allora, come potete vedere, il gameplay è veloce, non si campera. Nessuno in questo gioco campera, quindi se vi piacciono i giochi in cui nessuno campera... Oh, oh, e ti uccide! Oh, puttana! Oh, sì! Così, come godo! Quindi se vi piacciono, ragazzi, i giochi in cui nessuno può camperare, siete i benvenuti su Loadout. Ok, andiamo a prenderlo, andiamo a prenderlo, andiamo a prenderlo. Ok. Ragazzi, allora, no, che cazzo? No! Gli ho pure rubato la taglia. Gli ho pure rubato la taglia al mio alleato. Come potete vedere, non ho più il braccio, sto perdendo sangue, sono bucherellato, aiuto, che schifo. Sono un cazzo di formaggio Emmental umano con tanto di ketchup. Ok, non mangerò più ketchup in vita mia. Allora, qua questo scemo è fermo. Vedete, ci sono anche le granate. Ok, ho vinto questo scontro. Sono a pezzi, ragazzi. Ok, sono letteralmente a pezzi. Vediamo di fare qualcosa. Perché sto cantando questa canzone? Boh, ultimamente canto. Allora, ecco, ecco, e riprende la vita, e riprende la vita. Oh, ciuccia! Pensavo di essere morto. Ciuccia, ciuccia, ciucciamelo. Ah, sì, come godo. Ok, andiamo avanti. Allora, il canale, ragazzi, vi ricordo che abbiamo una cazzo di pagina. Vi lascio il link in sovrimpressione qua sopra o qua sotto, non lo so, dipende da come mi gira aiutando. E prende l'altro martello. Come potete vedere sono abbastanza... Cioè, gli obiettivi di squadra li so attuare. Allora, andiamo di qua. Nella via delle capre. La via delle capre. Salve fratello Montanaro Vino. Allora, allora, come potete vedere, devo dire, ragazzi, che giocare su PC non è proprio niente male, eh? Nonostante io sia stato un consolaro per quasi un... Cioè, un consolaro, sì, consolaro è giusto. Xboxaro per 5 anni, consolaro per quasi una decina. C'è da dire che comunque è comodo. Comunque il gioco è molto leggero, quindi potreste reggerlo anche con dei PC di bassa qualità, insomma. Cioè, non dei bestioni da 2200 euro. Non servono. È molto leggero, lo vedete anche dai cazzo di... Non mi viene il nome. Dalle texture. Oh, oh, prende il martello. Corre, corri Forest. Corri Forest! Perché mi è uscito con quella voce? Boh, non lo so. Allora, corri, 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 mico. Questa è bella. Corrimi come una delle tue ragazze francesi. Sì! Sì! Ciuccia! E lo consegna! Ciucciamelo! Dai, 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 canzoncina della mamma di Cal. No, in realtà la canzoncina era di Cartman per la mamma di Kyle. Allora, assistente Tesla, ragazzi, vuol dire che ho fatto danni di elettricità. Allora, poi c'è anche una cosa brutta purtroppo in questa modalità, che quando sta in base produce punti il martello a entrambe le squadre. Come potete vedere, i nostri stanno aumentando mentre i loro hanno smesso di aumentare di 5 alla volta. Perché io ho rubato il martello, perché sono molto sezzi, come direbbe Red King. E consegna il martello, ciucciamelo, perché ho quest'arma, ciucciamelo lo stesso, ciuccia il mio pene di fuoco. Uah! Ok, devo smettere. Uah! Il mio pene di fiamme. Aia, aia, sto morendo, I'm dying. Questo è il mio pene di fuoco.
Tu non puoi competere, non ho una gamma, ho una siringa nel culo che mi sta curando. Che armone che mi ha lasciato quell'imbecille. Control point Dai, devo captured. conquistare. Aia, 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 è quello a cui ho rubato l'arma. Dai! Sì, fuggi, 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 morto. Fuggi, non ce l'ho fatta. PH figheggiante, non ce l'ha fatta, signore e signori. Sto facendo 5-4 con 1,25 grazie della siringa anale. Si attiva con lo stesso tasto con cui si prende, quindi è molto comodo. Allora, andiamo in giro con il pene di Rocco Siffredi armato. Ah no, questo qui non è il pene di Rocco Siffredi, questi qui sono i peni dei cinesi. Ciucciamelo lo stesso, anche se sono morto suicidandomi, quanto sono coglione. Allora, sì, siringa nell'ano e go! Un'altra? Un'altra ancora? Tanto per? Upgrade complete. Upgrade complete. Allora, lì ci sono i miei compagni che stanno conquistando qualcosa. La minimappa mi segnala che lì c'è un esercito di gente. Dai! Sì, conquistato. È molto importante, ragazzi, conquistarle perché sono punti. Cioè, sono molti punti, non è... Non fa neanche a dire che sono dei punticini. Allora, andiamo di qua. E poi alla riscossa verso l'infinito e oltre. Il bello di quest'arma è che ha il danno Tesla, cioè il danno elettrico. Per chi non conoscesse Tesla, vada a informarsi perché, boh, vi uccido. No, non è vero, siete dei bravi bambini. Allora, qua, andiamo di qua, ancora un poco. Dai ragazzi che abbiamo quasi finito, sono finiti 12 minuti di tortura con PH Nightmare. No, non è vero, dai. Lo so, se ti sei divertito lascia un pollicione. Un pollicione in su di quelli grandi. Come direbbe Patrick Stella. E dai, e prendi sto cazzo di martello. Oh, ciucciamelo. Arrivederci. Cazzo, non riuscivo, ragazzi. Ero troppo concentrato, non riuscivo neanche a parlare. Ah, fugge, fugge, fugge. Fugge, fugge, fugge. Fugge, fugge, fugge. Fugge, fugge, fugge. Dai, 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 dai. No, non posso fermarmi a conquistare. Dai, 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 che con questo qui vinciamo. Dai! Forest! È il punto della vittoria! No, non era il punto della vittoria. Io voglio farlo il cazzo di punto della vittoria, quindi andrò e lo farò, ragazzi. E se non lo farò, comunque ci sarà una sorta di punto della vittoria. Allora. Sì, grandi, grandi. No, lo volevo io. Devo fare le scenette. Dai, dammelo. Regalami il martello, il sacro martello di Thor. Sì, è vero, il Thor è un martello. Belle. Dammi il cazzo di martello. Tu, smetti di inseguire lo stronzo che io sto inseguendo per avere il suo martello per fare scenette fiche su YouTube. Stronzo, dammi il tuo cazzo di martello o ti inculo. Ti infilo quel martello nel culo. Ah no, aspetta, non ce l'ho io. Ma lo infili tu? No, ti prego. Siamo amici. Ti do i miei soldi. I soldi della melenda. Ragazzi, li abbiamo fatti 10.000. Ah, perché non c'è il martello a casa. Ah sì, li stai evitando di consegnare. Quanto è stronzo. Dai, consegna. Pom, 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 pom. Full sign.